Lisa Di Giovanni a Radio Incontro, la ferocia con il pizzo. Benvenuta Lisa. Ciao Stefania, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Eccoci qua, Lisa con una bella voce e con tante credenziali alle spalle. Adesso ne parliamo con lei. Però prima naturalmente parliamo del libro, La ferocia con il pizzo. La ferocia con il pizzo è il mio ultimo libro di poesie. È un'edizione arricchita con dei disegni manga che sono stati fatti da Stefania Diafiera, che in poche parole si è ispirata alle mie poesie e le ha disegnate tutte una per una, e inoltre ha fatto anche questa copertina molto bella dove c'è questa ragazza giovane che comunque ha questi occhi caratteristici, no, di tutti questi disegni manga, con questo uomo che va via e poi con tutti questi fiori e questo paesaggio comunque diciamo molto crepuscolare. La ferocia con il pizzo contiene poesie d'amore che parlano dell'amore a 360 gradi. E cosa faccio? In poche parole, io amo parlare di questo sentimento che fa gioire e che fa soffrire. E nelle poesie, che sono comunque poesie molto comunicative, sono state definite così, io vado a sviscerare ogni tipo di emozione, che sia positiva o negativa. Quindi mi sono ispirata magari a dei fatti soggettivi, mi sono ispirata magari a qualcuno che ho visto soffrire o gioire, a un paesaggio, a qualcosa che mi ha fatto comunque venir voglia di scrivere. Ho scritto nel periodo della pandemia, ho scritto la sera in particolare, perché amo proprio il silenzio, amo tutto quello che è crepuscolare, e quindi ho dato vita a questa silloge, che ovviamente raccoglie molte poesie, e tra queste poesie ci sono anche alcune poesie dedicate a mio padre, che non c'è più, e quindi questo uomo che si vede in copertina che si allontana è un po' l'amore diciamo assoluto che si può avere per un padre. Tu parli di amore come un sentimento che va protetto sia dalle ondate di calore che dai venti gelidi. Sì. Allora, non è semplice amare, non è semplice essere amati, non è semplice coltivare qualsiasi tipo di rapporto, che può essere rapporto con il proprio marito, con il compagno, con l'amante, con un'amicizia particolare, con un amico, con il proprio padre, con i familiari. E quindi l'amore ha fa questi salti pindarici, no? Quindi va da picchi di felicità a picchi di infelicità. E quando si arriva a toccare il fondo, quindi ad avere a toccare proprio le acque gelide, no? Di magari una delusione, non è semplice. Quindi quando dico parlo di questo, e lo faccio anche un po' per mettere in guardia il lettore, no? Perché si riesce a parlare di alcune emozioni se in un certo senso alcune cose si provano, no? Specialmente quando scrive una persona che comunque scrive poesie, perché il genere è particolare, è un genere alto, è un genere che è molto d'impatto rispetto a quello che potrebbe essere la narrativa. Quindi questo, insomma, vado a parlare di questo proprio. Quindi un libro di poesie che esaltano l'amore, l'amore assoluto. Sì, l'amore assoluto, e perché l'amore comunque è nelle nostre vite, e io lo dico sempre, o si ama o si odia, e in questo libro ci sono entrambi i sentimenti. Laura Gorini, a Detto Stampa, ti ha definito una donna sensibile, ma non fragile, determinata e bella, ma bella per davvero, non solo esteticamente parlando. Chi è Lisa Di Giovanni? Laura Gorini è una persona squisita, è una professionista eccellente, e ha fatto la prefazione del mio libro, e io ne sono onorata. E allora, chi sono? Io sono nella vita al lavoro, sono business manager da quasi 20 anni in una società di telecomunicazioni, sono laureata in psicologia, sono appassionata di tutto quello che è cyberpsicologia, inoltre sono giornalista pubblicista, e come diciamo hobby mi occupo di libri, tanto che ho una mia attività come ufficio stampa, PR Editoria, che sarebbe pubblica redazione
relazioni editoria, quindi faccio consulenza e quindi ho a che fare con tantissimi autori e leggo tantissimi libri, quindi lo faccio per passione e come tutte le cose, quando si fa qualcosa per passione riesce abbastanza bene, quindi insomma sono soddisfatta e lo sono anche comunque coloro che si rivolgono a me. E, quindi insomma questo è quello che faccio a grandi linee nella mia vita. Quindi Lisa Di Giovanni tratta tantissimi libri, tantissime opere di autori molto qualificati, oltre ad essere autrice. Quanti libri hai al tuo attivo scritti da te naturalmente? Allora, scritti da me sono 5. Però dopo ho fatto altre collaborazioni, quindi ho pubblicato un fumetto con Marco Sciame, Human Sand, che poi lo stiamo rilavorando, quindi per fine anno ci sarà una sorpresa. Ho scritto un libro a quattro mani con Salvatore Cafiero, che è il chitarrista di Grignani, quindi lo abbiamo visto a Sanremo da poco, Phoenix, il potere immenso della musica, e parla della sua vita, della sua malattia, perché lui ha la celiachia, e dell'amore per la musica. E poi sto scrivendo un altro libro a quattro mani di psicologia, però non vi anticipo nulla perché ancora non ho firmato il contratto. Hai già anticipato il nuovo progetto. Benissimo. Sì, scusami. Hai fatto bene, tanto te l'avrei chiesto. Sì. La ferocia con il pizzo, però, è il libro in diffusione in questo momento di Lisa Di Giovanni. Lisa, vogliamo dare tutti i contatti, tu sei un'esperta. Sì, allora La ferocia con il pizzo è stata pubblicata dalla Jolly Roger Edizioni e ringrazio tantissimo l'amministratore delegato Fabio Gimignani, che ha subito creduto in me. Si può acquistare su tutti gli store online, è diffuso da LibroCo come distributore e ovviamente se si va in libreria o si trova in libreria o si ordina, quindi non ci sono problemi. E qualora comunque sugli store di solito magari le copie finiscono, mi possono contattare direttamente, che io mi attiverò subito per far recapitare la copia. E per quanto riguarda quindi questo libro, io voglio lanciare un messaggio alle donne in particolare, parlando proprio di come l'amore molte volte può essere anche una trappola, per mettere in guardia un po', diciamo, tra virgolette, il pubblico femminile, perché io quando parlo di ferocia parlo anche dell'amore feroce, no? E nel libro, in poche parole, c'è una parte molto bella che riguarda proprio il pizzo, perché c'è la nota psicoanalitica della professoressa Maura Ianni, che insegna psicologia generale a Tor Vergata, dove parla proprio a livello psicologico di questo termine, perché molte volte l'amore nella vita degli esseri umani può essere qualcosa che viene, attraverso la metafora del pizzo, infiocchettata, imbellettata, e questo vestirsi con questo pizzo non fa altro che abbellire, no? Il corpo, abbellire una figura, ma bisogna fare attenzione a tutto quello che invece può essere feroce e può essere quella parte animale dell'uomo, perché dai fatti di cronaca sappiamo benissimo che l'amore molte volte può portare a cose molto brutte. Quindi voglio dare insomma un po' un messaggio alle donne di essere attente, di fare attenzione. La ferocia con il pizzo, attenzione. Lisa, oltre dove trovare il libro, tutti i contatti social, se vuoi, anche dei tuoi uffici stampa. Allora, io sono molto seguita sui social network, ho la pagina Facebook, quindi di PR Editoria, la pagina Instagram seguitissima, sempre PR Editoria di Lisa Di Giovanni, e la novità, diciamo, di quest'anno è il canale TikTok, che è molto seguito, dove c'è l'attrice Costantina Busignani che fa dei video bellissimi dove proprio parla dei libri, quindi la rubrica La cura lei si chiama Bookspot ed è stata così attenzionata che insomma è finita anche su una TV nazionale, nel senso che due presentatori si sono
incuriositi e ci hanno contattati per sapere di più su questa rubrica di Bookspot. Quindi insomma, PR Editoria lavora a 360 gradi su tutto quello che riguarda i libri. Benissimo, grande, davvero hai un'inventiva incredibile, complimenti. Grazie. Lisa, questa è una cosa a cui non avevo pensato, complimenti. Allora Stefania, io vorrei dire una cosa prima di chiudere, perché è importante sempre verso i giovani. Allora, qua io ho 48 anni, quando si arriva, si fa un percorso, ci sono sempre tantissimi ostacoli e posso dire che nulla viene regalato nella vita. Quindi quando io racconto un po' quella che sono adesso a questa età, lo faccio con orgoglio, ma posso dire che tutti i passi che ho fatto sono stati dei passi importanti, sono stati sudati, perché nulla viene regalato. Quindi quando si ascolta qualcuno bisogna ascoltare molto attentamente, perché non sono arrivata a questo punto senza dover aver fatto dei sacrifici, ne ho fatti tantissimi, però ho sempre seguito quello che era un po' il mio sogno, no? Quindi avevo la passione per la scrittura, avevo la passione per la lettura e anche la pittura, e ho seguito ho perseguito i miei sogni. Quindi io invito le persone a percorrere la strada e farlo insomma tra virgolette con l'anima, con tutta l'anima, però nulla viene regalato. Quindi quando si osserva qualcosa bisogna farlo in modo molto approfondito, perché la vita è bella ma non è semplice. Quindi se si vuole raggiungere un risultato bisogna impegnarsi tantissimo. Questo è quello che voglio dire un po' alle generazioni che dovranno insomma fare magari lo stesso percorso che ho fatto io, o fare quello che vorranno, però lanciare questo messaggio. Grazie, davvero esaustiva e di incoraggiamento. Grazie, grazie a te Stefania e grazie per avermi ospitata. Grazie a te, buon lavoro, buona lettura e buona scrittura. Grazie, un saluto a tutti. Ciao. Ciao.